Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Noi abbiamo accettato il confronto con Antonio Gianettempo. Partiamo da qua. Il confronto è nei fatti, nelle immagini che scorrono, in quello che vedete è stato realizzato e in quello che vedete non era mai stato né realizzato e nemmeno pensato perché in comune avevano altri scopi, altri obiettivi. I miei avversari, dovete sapere, che amano i sondaggi. Io no, mai fatto un sondaggio in vita mia, mai commissionato. Non mi interessa. È come chiedere a un giocatore di fare commissionare un sondaggio sull'esito della partita che deve giocare. Il giocatore deve pensare solo alla partita. Io penso solo alla partita. In compenso, però, i miei cortesi nemici hanno commissionato l'impossibile. Stanno quelli del PD che voti non ne tengono, ma sondaggi quanti ne volete. E li nascondono. Li nascondono persino al loro tramuliato candidato perché sono mortificanti. Il PD è a una cifra in questo momento, secondo i sondaggi che hanno fatto loro. In gravissima crisi. Temono, anzi sono quasi certi, di non arrivare nemmeno al ballottaggio. Mangiati da Tommaso Sgarro, in parte, ma soprattutto indeboliti da una candidatura di questo giudicione che non ha portato un consenso, ma ne ha fatti perdere migliaia, migliaia, anche perché proprio come personaggio è respingente, uno non può fare i messaggi. Buongiorno, io sono bello, io sono alto, io sono basso, io sono così, io sono colà, io, oh, c'è tutto questo io proprio. Egocentrismo al massimo livello, ma non è il caso nemmeno di occuparci troppo di lui, proprio ridotto ai minimi termini. Io prevedo che nelle ultime fasi il PD recupererà, Sgarro sarà un pochettino rimangiato dal PD, è una lotta fra loro a chi arriva terzo e a chi arriva quarto, non è molto importante. Il discorso che invece vi voglio fare io è sulla utilità del vostro voto per determinare la scelta del sindaco. Mi spiego meglio. Io entrando nella cabina elettorale, se voto un candidato è perché vorrei che quel candidato diventasse sindaco. Questo si chiama ispirarsi a un concetto di voto utile. E allora, io mi rivolgo a coloro che hanno intenzione di votare per Gianettempo. Dico loro, mi sorprendo perché lo conoscete, nei 10 anni che è stato sindaco non ha fatto mai una mazza di niente, come fate a votarlo? Ma aggiungo un altro argomento. Scusate, voi volete eleggere il sindaco che scegliete? Se siete orientati in questa maniera, sicuramente non apprezzate né Bonito e nemmeno Sgarro. E allora, scusate, perché sprecare un voto per Antonio Gianettempo, che ripeto, non ha fatto nulla, ma che non ha nessuna possibilità di battermi? Date un voto utile, date un voto
che sia determinante a eleggere il prossimo sindaco. Iscrivetevi all'elenco delle persone che potranno dire dopo: è stato eletto il sindaco che ho votato. E quindi votate per me. Possiamo, siamo tanto così, dal poter vincere al primo turno. Io non ho paura, non sono superstizioso, non ho paura di dirlo, ne ho paura che la previsione non si avveri. Se non si avvera, affronteremo il ballottaggio come l'abbiamo affrontato nelle ultime elezioni, l'abbiamo stravinto e Tommaso Garsta ancora rintronato da quella trombatura che si prese quando stava già preparando il suo guardaroba da sindaco. Se poi riusciamo con un piccolo sforzo, veramente con un piccolo sforzo, noi possiamo evitare di dare un voto inutile al candidato Cenetempo per determinare la vittoria del candidato Metta anche addirittura al primo turno. Ma io tengo mio nipote in lista con Cenetempo, io tengo mio cugino, io ho avuto una preghiera da un amico a cui non posso dire di no. Beh, signori, c'è un rimedio anche per questo, perché io mi rendo conto che qualcuno, diciamo, nell'esprimere il voto dovrebbe pensare al bene della città, diciamo la verità, non al bene di mio cognato che poi porta tenumosa a pezzo, ma insomma, comunque, se proprio uno deve tenere da conto una richiesta di questo tipo, cioè amicale, familiare, guardate che sulla scheda si vota il candidato sindaco per prima cosa. Quindi, aprendo la scheda, voi cercate Metta e mettete la vostra croce. Avete votato per il sindaco. Poi c'è Teresina che sta candidata nella lista di un altro candidato sindaco. Andate dove sta candidata Teresina e scrivete Teresina. Il vostro voto andrà al sindaco, quindi a Metta, e anche a Teresina, Trasanello, Antonietta, Robaltaine, come la chiamate voi, la vostra parente che si è candidata. Voto perfettamente regolare. Non so se sono stato chiaro. Ripeto, i passaggi. Si apre la scheda elettorale, il primo passaggio, il primo pensiero, la prima decisione è: chi deve essere il mio sindaco? E io spero che voi andiate sul nome di Metta Francesco, detto Franco, che sarà bello evidenziato, e mettiate la croce. Dopodiché, ci avete un amico, un parente, un conoscente, lo volete premiare? Sta candidato da altre parti? Andate ad altre parti e votate il vostro amico, conoscente, parente, che volete. Il voto è perfettamente regolare, un voto va al vostro parente, un voto va al candidato sindaco. Non c'è nessun tipo di problema. Questo, secondo me, è un voto utile. Perché mantenete i buoni rapporti familiari o amicali e al tempo stesso scegliete il sindaco che realmente volete. Spero di essere stato molto chiaro. Alle scorse elezioni, con questo sistema, la mia persona ha preso molti, ma molti più voti dei voti presi dalle mie liste. E questa volta dobbiamo andare avanti così, anche perché per vincere al primo turno a me serve arrivare al 50,01% dei voti validi espressi in primo turno. Voti al sindaco, non alle liste, al sindaco.
Quindi, ripeto e vi invito, sono in qualche modo un pochettino rammaricato perché ho visto veramente usare in questi giorni di campagna elettorale sistemi, modalità dell'Ottocento. Chi tiene conservata la pasta, il pane e il latte da dare agli elettori, signora mia. Chi ha parlato di soldi, di voti da comprare, veramente un grande squallore, una grande povertà di argomenti e di sistemi. E non hanno migliorato le cose la presenza di alcuni cartonati nazionali che passano e spassano, offendendo la città di Cerignola. E voglio chiudere con questa cosa. Non, Cerignola non si merita di essere offesa da queste persone. Gente che passa, non sa nemmeno dove sta, dice e poi sparisce. E che lo facciano personaggi come Di Maio, che sono destinati a tramontare fra un anno, lo capisco. Che lo faccia personaggi come Conte, anche lui destinato al dimenticatoio, lo capisco. Michele Emiliano mi ha profondamente deluso, capisco il partito, capisco tutto. Ma lui si è dimenticato di Cerignola, cioè Cerignola viene solo quando deve chiedere i voti e non va bene. Cerignola viene a chiedere i voti ma con una modalità che non gli fa onore. L'altra volta è venuto, si è abbracciato Bevilacqua. E adesso viene, si abbraccia a Bonito. Per me pari sono, sarà cantando Michele Emiliano. E mi dispiace, nella posizione istituzionale che lui ha, avrebbe fatto bene a rimanere neutrale. Capisco anche che la disperazione del PD porti a mobilitare, che devono fare, stanno impiccati a una corda, porta a mobilitare Michele Emiliano. Però chiedo a voi elettori, è un segnale di rispetto per voi che uno venga a Cerignola solo quando deve chiedere il voto, regionale, comunale che sia? È un segno di rispetto per la vostra intelligenza o vi vogliono pigliare per il culo? Secondo me vi vogliono pigliare per il culo. Ma noi siamo cerignolani e siamo più furbi di loro. Per cui, sintetizzando al massimo, che io sia in netto vantaggio ve lo dice il fatto che tutti quelli che hanno promosso un sondaggio non hanno rivelato i dati del sondaggio, perché diversamente si sarebbero suicidati alla giapponese con la stessa loro spada. Possiamo vincere al primo turno con un po' di voto utile, intelligente, da togliere all'appassito, appassito già nel tempo, e anche con un ripensamento di coloro che vogliono andare in una direzione, che è una direzione sbagliata, di gente che non ha stima di voi, che non vi considera, che non vi ama, che di Cerignola se ne è sempre fregata altamente, e che si ricorda di Cerignola solo quando vi deve chiedere i voti. Io ho lavorato 4 anni per voi e per la nostra città, loro non c'erano, non ci hanno mai cacato, non ci hanno mai considerato, e allora restino nelle loro stanze di potere. Noi di loro facciamo a meno. Io in 4 anni ho portato 100 milioni di euro di finanziamento senza andare col cappello in mano da Michele Emiliano, e nemmeno questa volta mi vedranno col cappello in mano, perché noi cerignolani
la nostra cerignola la faremo più bella e più efficiente e non abbiamo bisogno di nessuno. Occhio vivo, state va buono.